Esatto, avete letto bene e non è un titolo clickbait. Oggi sono qui a raccontarvi di come ho sfasciato una Sony Alpha 7 S3 che all'epoca del fatto aveva un valore di mercato, se ricordo correttamente, di 4.300 euro. Adesso potrei sbagliarmi e soprattutto potrebbe non corrispondere all'attuale prezzo di mercato, ma mi ricordo che all'epoca ci provocò diversi sudori freddi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi ci occupiamo di fotografia e videomaking e per l'appunto vi vado a raccontare di una disavventura che mi capitò ormai qualche mese fa con una bellissima Sony Alpha che purtroppo fece una bruttissima fine. Consiglio ovviamente a tutti quanti di seguire il video fino alla fine perché andiamo a vedere come si è verificato l'incidente e quindi vado anche a raccontarvi in che maniera potete evitare che un incidente del genere possa succedere anche a voi. Prima di cominciare vi ricordo che sovente mi capita di sfasciare la mia strumentazione, per cui se volete vedere tutti i migliori crash degli ultimi anni io vi invito a iscrivervi subito attivando anche la campanella per non perdere le notifiche. Ovviamente non è vero niente di quello che ho appena detto, io di solito le cose non le rompo, però se vi iscrivete adesso mi aiutate sicuramente con l'algoritmo e a questo proposito lasciate anche un bel like a questo video e seguitelo fino alla fine perché vedrete che vi racconterò come evitare di fare la stessa fine che ho fatto io quel giorno. Specifico che la camera in questione non era nemmeno mia e quindi uno potrebbe dire vabbè meglio così, se è rotta una cosa che non è tua tu sei salvo, invece no, perché era una videocamera che avevamo noleggiato presso un service e quindi siccome il service non ha una sua assicurazione ovviamente nel momento in cui viene danneggiata della merce durante un noleggio è onere del noleggiante risarcire per intero il danno. Ovviamente nello specifico abbiamo risarcito il service, quindi abbiamo pagato per quella che era la riparazione, la sostituzione di quello che era il pezzo danneggiato e quindi non c'è stato nessun contenzioso, non c'è stato nessun problema. Vado però a raccontarvi come si è arrivati a questa spiacevolezza. Partiamo dall'inizio, così vi do anche un po' di contesto. Veniamo contattati da un cliente che si occupa di scienza dei materiali. Ora, non vi posso fare il nome del cliente e non vi dirò nemmeno di che cosa si occupa nello specifico perché abbiamo un accordo di non divulgazione, però siccome io di clienti ne ho tanti posso parlarvi di questo così come di tanti altri senza farne il nome e nessuno lo verrà mai nemmeno a sapere. Nella fattispecie questo cliente richiede delle riprese ad altissima velocità in una risoluzione a nostra scelta tra il 4K e il Full HD. Ora, trovandomi diversi mesi fa nella condizione di non avere, perché io all'epoca non avevo una videocamera in grado di fornire questo tipo di prestazione, mi trovo a dire al mio cliente: guarda, io il lavoro te lo posso fare ovviamente, però ci sarà da pagare un plus perché ci sarà da noleggiare una videocamera in grado di fare quello che tu mi chiedi. Il cliente ovviamente ha detto non c'è nessunissimo problema, noleggia quello che devi noleggiare, per cui io mi reco presso un service della mia zona e faccio anche il nome, così in qualche maniera cerco di risarcirlo del danno che gli ho provocato anche se gliel'abbiamo pagato. Il service era FCF Noleggio, quindi trovate in via Maestri Campionesi. Se volete noleggiare qualcosa loro hanno praticamente tutto lo scibile, per cui io quando devo noleggiare qualcosa che non ho, qualcosa che non ho intenzione di comprare perché non mi servirebbe, vado sempre da loro perché so che mi trovo un'ampia gamma di prodotti, trovo quasi sempre tutto quello che mi serve, per cui vado lì, noleggio per 1, 2, 3, 4, 5 giorni, cosa volete che sia, quello che deve essere, lo si noleggia per qualche giorno, il tempo di fare il lavoro e poi si riconsegna. E che cosa è successo però questa volta? Perché noi questa volta non l'abbiamo riconsegnato, meglio l'abbiamo riconsegnata ma non nelle condizioni che avremmo voluto. Dovete sapere che durante quella giornata io ho fatto una serie, ma una serie di cose che non avrei mai dovuto fare, perché durante la ripresa di macchinari industriali, presse idrauliche, muletti che facevano cose, bracci meccanici che facevano cose, durante tutta questa serie di operazioni che io ero chiamato a riprendere, a documentare, probabilmente ci sono state diverse volte in cui mi sono sporto un po' troppo, diverse volte in cui mi sono infilato un po' troppo dentro in dei macchinari che facevano dei movimenti che io avevo calcolato, ma insomma diciamo che una percentuale di rischio c'è sempre. Non ultimo mi avevano chiesto una ripresa in movimento fatta in un certo modo e io mi sono detto: guarda, in questa maniera qui io te la posso fare, però dobbiamo organizzarci in questa maniera. E sostanzialmente la maniera era questa: avevamo un muletto a disposizione, quindi un muletto penso elettrico oltretutto. Ora, essendomi trovato con un macchinista molto bravo e ci siamo guardati in faccia, ci siamo capiti al volo, ci siamo detti subito: guarda, facciamola così, per non tirarla troppo per le lunghe, io mi metto sulle forche del muletto, sto lì in piedi con la videocamera in mano, tu fai il movimento attraversi il corridoio e così
dal muletto io faccio la mia ripresa. L'abbiamo provata una volta, è venuta bene, l'abbiamo provata una seconda volta, addirittura questa seconda volta mentre facevamo la ripresa, quindi io stavo sulle forche con la camera in mano, lui addirittura alzava e abbassava le forche in maniera tale da avere una ripresa più dinamica. Quindi questo è solamente per dirvi che quel giorno io ho fatto un sacco di cose che non avrei dovuto fare. È stato divertentissimo. Ma forse è una di queste cose il motivo della rottura meccanica che ha portato al danno alla mia bellissima Sony Alpha 7S3? No! Nessuna delle cavolate che ho fatto quel giorno ha portato effettivamente a questo danno. Perché? Perché dopo aver fatto tutto questo e dopo che avevamo sostanzialmente terminato, avevamo praticamente finito le riprese in quella sala, potevamo spostarci a fare le riprese in un'altra sala, quindi eravamo tranquilloni. Io avevo messo la fotocamera sul cavalletto che uso sempre, il mio solito treppiede, e quello che è successo è che mi sono allontanato, lì è stato probabilmente il mio errore, per cui quello che vi segnalo, l'esperienza che ho avuto e che quindi purtroppo vi devo raccontare in questa maniera è proprio questa. Io metto la mia fotocamera sopra il treppiede, in buona fede, perché l'ho messa lì 100 volte, l'ho lasciata lì 100 volte e sono sempre andato in giro, vuoi perché mi allontanavo per farla azionare da un comando remoto, vuoi perché la lasciavo in posizione mentre faceva un time lapse, io intanto facevo altro, mi prendevo un caffè, guardavo il paesaggio, facevo altro, mi allontanavo tranquillamente, non sono mai stato con le mani sotto a una fotocamera o videocamera sul treppiede, non sono mai stato lì così per timore che cadesse, e così ho fatto anche questa volta, l'ho lasciata sul treppiede e mi sono allontanato. Ora, la Sony Alpha montava un'ottica zoom che era il Sony GM 2470 f2.8, se ricordo correttamente, una lente bellissima. In realtà io adesso non mi ricordo neanche più bene che modello era, per cui tutte le sigle, numerini vari, non me li ricordo più così bene, però vi lascio in card il video in cui avevo recensito quella fotocamera, perché comunque avendola avuta in mano avevo detto portiamo una recensione sul canale, quindi c'è un video già sul canale dove parlo di quella strumentazione, l'ho fatto prima di distruggerla, quindi nel video che vi linko la fotocamera era ancora in perfetto stato e funzionava, e in quel video io non avevo idea che quella fotocamera avesse solo poche ore di fronte a sé prima di essere distrutta. Quindi se volete andare a vedervi esattamente che modello era, vi lascio il link in descrizione. Ora, trattasi, come dicevo appunto anche nel video recensione, di una fotocamera con un obiettivo abbastanza pesante, un obiettivo molto bello con una ghiera di messa a fuoco proprio pensato per il video, quindi bello, mi sono trovato molto bene, il grip anche non mi è dispiaciuto. Io le Sony le trovo brutte come la morte da vedere, proprio il design non mi fa impazzire, però comode, comunque comode, molto usabili, quindi era una bella videocamera, mi stavo trovando veramente molto bene, mi è dispiaciuto tantissimo quello che è successo. Fondamentalmente io l'ho lasciata sul treppiede e, cosa che ho già detto anche in un altro video, perché questa è una cosa che ho riscontrato, è una cosa che può capitare, si è rotta la vite, ragazzi, per cui, so se avete presente, quando voi andate a avvitare la piastra sul dorso di una fotocamera c'è una vite che va dentro, ebbene quella vite si è rotta e ha provocato il cedimento meccanico che ha portato la fotocamera a cadere dalla sua sede sul treppiede e a schiantarsi sul pavimento di cemento. Ora, io vi posso anche dire che mi è successa la stessa cosa, non a me, ho visto succedere la stessa cosa ad altre persone anni fa, quindi magari non la rottura di una vite ma una disattenzione, insomma una caduta analoga, ho visto cadute analoghe con delle fotocamere reflex, la fotocamera si ammaccava il frontale della lente, magari si ammaccava la parte di alluminio del frontale della lente, la si tirava su, due bestemmie, due imprecazioni, una spolveratina e funzionava ancora. Qui no, perché la costruzione delle mirrorless è diversa e quindi qui io ho visto proprio la fotocamera disfarsi, si è spaccata tutta, sono volati pezzi in tutte le direzioni. Un incidente assolutamente rovinoso, e vi posso dire che la stavo usando a media altezza, cioè ce l'avevo all'altezza della pancia, quindi sarà caduta da un metro. Ma massimo un metro, forse anche meno, sarà caduta da 70 centimetri, ve lo dico io. Quindi questo è per dirvi, uno, di stare attenti, di non lasciarla mai lì, perché purtroppo queste camere hanno un peso un po' sbilanciato sul davanti, hanno delle lenti che per mantenere quell'apertura, però darti quel livello di zoom, sono diventate molto lunghe e molto pesanti e pesano molto sul davanti. Una volta le ottiche, specialmente se molto lunghe, venivano provviste di un anello che si
si posizionava all'inizio dell'ottica, quindi il baricentro veniva un po' bilanciato, perché secondo me la rottura della vite è dovuta proprio al fatto che c'era tutto il peso del barilotto dell'obiettivo tutto da una parte. Se fosse stata centrata, se il baricentro fosse stato un po' più in asse con la vite, non si sarebbe rotta. Quindi il problema è stato quello. Ovviamente, che cosa succede quando c'è un danno di questo tipo? Che la colpa è mia, perché il treppiede era mio, la vite era mia, e quindi un cedimento di una cosa mia che ha portato a una rottura di una cosa non mia, ovviamente la responsabilità è mia. Per cui alla fine, questo è anche per dirvi che cosa succede quando rompete una cosa non vostra, quando rompete una componente, quale che sia, che avete noleggiato, preso da un service o anche da un altro professionista, perché comunque la regola sarebbe la stessa. Fondamentalmente, nel momento in cui io riporto la strumentazione danneggiata, mi hanno detto con la massima cortesia e professionalità che c'erano due possibilità. Io avrei potuto pagare per il pezzo nuovo, quindi avrei potuto rifondere la cifra per intero, oppure avrei potuto assicurare che avrei pagato la riparazione del pezzo, quindi il pezzo sarebbe stato mandato in assistenza e sarebbe stata mandata indietro la fattura della riparazione. E questa è stata la scelta che abbiamo fatto perché la riparazione costava meno del pezzo nuovo, quindi in realtà non abbiamo dovuto pagare l'intera cifra, abbiamo dovuto pagare un migliaio di euro per la riparazione solo delle componenti che si erano rotte. Quindi c'è anche da dire che si recuperano volendo, la strumentazione si recupera, anche una caduta che era brutta, perché c'erano pezzi che erano andati, cioè la lente si era proprio staccata dal corpo macchine, c'erano pezzi, fili che venivano fuori, robe brutte, cioè sembrava un incidente stradale quasi con le budellina di fuori della mia povera fotocamera. Quindi è stata una scena molto brutta, soprattutto anche per uno come me, perché tenete conto che io ho visto morire delle fotocamere, ma non era mai stata colpa mia, io non avevo mai schiantato una camera in questo modo, è stata la prima volta per me, e non so se essere sollevato che non era mia o essere comunque dispiaciuto, perché era completamente imprevista questa cosa. D'altronde, se l'avessi previsto non sarebbe successo, direte voi. E la causa è stata proprio questa, la rottura di una componente di un cavalletto, un treppiede che avevo da diversi anni, però non sospettavo minimamente che si sarebbe rotto. Era un componente magari che non era di qualità come quelli che ho acquistato dopo, era un treppiede da un 130 euro. Adesso utilizzo prevalentemente un Manfrotto che è costato 200 qualcosa, quindi non c'è tutta sta differenza. Non mi aspettavo un cedimento di questo tipo da una componente come quella, perché appunto non l'avevo pagata così tanto meno di quello che sto usando adesso, che considero migliore, eccetera eccetera. Però il treppiede Manfrotto che io sto usando adesso è un treppiede fotografico, in questo caso io stavo usando un treppiede video, quindi con un grip adatto a fare delle riprese, perché io stavo usando la Sony Alpha per fare video, mi serviva il 240 fps, mi serviva di fare riprese ad alta velocità, quindi stavo utilizzando un treppiede con una mobilità un pochino più dedicata al video. Tutto questo per dirvi cosa? Fondamentalmente due cose. La prima, state molto attenti soprattutto quando noleggiate della roba, perché poi appunto dovete ripagarla e insomma non è mai piacevole, anche perché insomma non è bello presentarsi e dire guarda ti devo restituire la merce però è rotta, cioè è bruttissimo. Quindi state attenti un po' per quello, un po' perché potrebbe essere vostra e quindi potenzialmente potrebbe anche essere peggio, perché se era roba vostra magari ve la danneggiate, magari non avete i soldi per ripagarvela nell'immediato e quindi avete un periodo di inattività. Comunque avete un periodo di inattività, perché sia che la ripariate sia che la sostituiate, magari il pezzo che avete rotto non c'è disponibile, quindi magari dovete aspettare che arrivi. E sappiamo tutti com'è ballerino il mondo del tech ormai, quando si ordina una cosa una volta arrivava subito, adesso magari manca la componente, manca il silicio, dobbiamo aspettare i thailandesi che ci mandino il materiale per fare la componente, tu stai 2 settimane senza la tua ottica o 2 settimane senza il tuo corpo macchina, e magari era il tuo corpo macchina principale. Quindi bisogna stare attenti, bisogna cercare di evitare che succedano queste cose ovviamente, ma è inutile che ve lo dica, lo sapete già. La buona notizia è che esistono delle assicurazioni per coprire questo tipo di danni, ovviamente, quindi voi in qualunque momento potete stipulare un'assicurazione sia per la merce in vostro possesso sia per la merce che andate a noleggiare. Il problema nel mio caso quale fu? Che il cliente ci chiese un lavoro. Facciamo finta, il cliente ci chiese il preventivo lunedì, quindi io tra lunedì e martedì gli mandai il preventivo comprensivo di costo del noleggio. Il cliente lo approvò immediatamente. A questo punto io dovevo però andare a prendere la merce entro venerdì, perché il lavoro era subito il lunedì successivo, per cui non c'è stato tempo di andare a fare un'assicurazione per quel giorno lì, anche perché bisognerebbe farla un po' prima, bisognerebbe segnalare le date in cui la si usa, quindi c'è tutta una serie di cose che bisogna pianificare con un po' di preavviso. In questo caso non ce n'è stato abbastanza, quindi io chiesi
al service se avevano una loro assicurazione che potevo fare direttamente con loro. Mi dissero: no, non ce l'abbiamo, sono cavoli tuoi, se vuoi un'assicurazione te la fai, altrimenti sii responsabile, riportacela in buono stato. E io ovviamente che cosa feci? Gli dissi: te la riporto, non ti preoccupare. Bam, distrutta. Quindi ero senza assicurazione. Se avessi fatto un'assicurazione sarebbe stato meno traumatico, perché avrei probabilmente versato, che ne so, un'assicurazione per 3-4 giorni, avrei probabilmente speso 300 euro, che nel 90% dei casi sarebbero completamente buttati. Però in questo caso avrei speso 300 euro e poi al saldo di 1000-1200 per le riparazioni non avrei più dovuto pagare quei 1200, quindi avrei risparmiato un bel 900 euro. Ovviamente non potevo saperlo, dipende anche dal tipo di lavoro che fate. Quel giorno probabilmente io, se ci fosse stato il tempo, l'avrei fatta un'assicurazioncina, perché sapevo che era un cliente un po' particolare, che avrei dovuto fare delle cose un po', avrebbe potuto succedere qualcosa, avrei potuto incastrarmi dentro in qualche macchinario, qualcosa di mobile avrebbe potuto tranciarmi la camera, quindi sapevo che era una situazione non proprio tranquillissima. Non stavo fotografando dei fiori, ecco, non ero in studio a fotografare dei fiori su treppiede, posto che poi, vista com'è andata, se anche fossi stato in studio con quel treppiede poteva rompersi la vite lo stesso. Quindi purtroppo la cosa è questa, non possiamo mai saperlo. Noi possiamo stare attenti, attentissimi, infatti io lo sono stato, però nel momento in cui ho lasciato la camera sul treppiede mi sono girato, ma un attimo, messa lì, mi sono girato per parlare col cliente e stava dicendo: adesso andiamo nell'altra stanza, bam, l'ho proprio vista andare in pezzi. Quindi oggi è un'esperienza un po' brutta che vi porto, però da un lato potete essere contenti perché non è successo a voi, è successo a me, quindi sereni tutti che anche oggi non vi succede niente. In secondo luogo, ricordatevi di questa mia esperienza, che probabilmente è più importante di tante altre che vi ho portato, perché se ve lo ricordate vi evitate un danno magari. Ora, come fare a evitare danni di questo tipo? Innanzitutto, secondo me è bene andare a scegliere materiali di prima qualità, quindi se anche anni dopo vi rendete conto che un vostro piede, una vostra testa sfera non ha una qualità compatibile col tipo di lavoro che state facendo, potete sempre andare a sostituire la piastra, la vite o la testa sfera stessa, mantenendo magari il resto del treppiede se è di una qualità che vi soddisfa, cioè non c'è bisogno di buttare via tutto. Però magari un bel momento dite: magari la testa sfera è usurata oppure la vite è usurata, vado a sostituire la piastra, vado a sostituire l'intera testa sfera, vado a sostituire una componente che reputo potrebbe cominciare a diventare problematica. Questa è la prima cosa. Seconda cosa che vi sconsiglio è di utilizzare componenti in plastica, quindi tutti quei treppiedi che hanno la testa in plastica, la piastra in plastica, la vite in plastica non credo che sia possibile, perché quella di solito, quella lì quantomeno è di metallo, però non si sa mai, ecco, le cose che ci sono in giro oggigiorno non si sa mai. Non accettate componenti di plastica, spendete quei 20 euro in più che vi evitano di doverne pagare 1200 per una cosa che si schianta e si rompe. Oltretutto, le cose di plastica, l'ho visto di recente da un cliente a cui sono stato a fare consulenza, le teste di plastica hanno sempre gioco, per cui voi la mettete e appena la toccate la testa balla, cioè non sta mai ferma, ha sempre un po' di gioco perché la plastica si deforma e si lascia trasportare, mentre il metallo, se voi vedete il treppiede Manfrotto che io sto usando adesso, che ha la piastra di metallo, è inamovibile, cioè possiamo toccare la camera tranquillamente, toccare i bottoni, toccare le ghiere, che tanto non si muove, non si gira di un millimetro, se abbiamo stretto le viti non si gira di un millimetro. Quindi sono tutte cose che vanno a migliorare anche la sicurezza durante lo shooting. Ovviamente non fate niente di quello che ho fatto io, che vi ho descritto all'inizio di questo video, quindi quando fate fotografia industriale o cose del genere cercate di non sporgervi sopra dei macchinari, cercate di non sporgervi sopra delle balaustre, soprattutto cercate di non salire sopra le forche di un muletto in movimento. Io l'ho fatto, mi sono sentito di farlo, mi sono anche divertito un mondo. È una cosa che assolutamente vi sconsiglio di fare, perché io l'ho fatto, me la sono rischiata. Il rischio era minimo, cioè al massimo cadevo da altezza di un metro, era come se fossi stato su un tavolo, al massimo cadevo giù dal tavolo, non succedeva niente. Però io me la sentivo, ero tranquillo, perché ho detto: il muletto va piano, anche se perdo l'equilibrio, se il muletto prende una buca io salto giù e non succede niente. Non lo fate perché potrebbero esserci dei contesti più pericolosi, e quindi assolutamente non provate assolutamente a farlo, perché o vi fate male voi o vi rompete la camera o entrambe, perché poi magari se cadete lanciate la camera, vi cade in testa e peggio ancora. Bene amici, dopo questo episodio
catastrofico, a me non rimane altro da fare che invitarvi a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella così non vi perdete gli aggiornamenti, raccontatemi nei commenti qual è stato l'incidente più disastroso a cui avete assistito o che avete provocato. Io il mio ve l'ho già detto, è l'unica videocamera che io abbia mai rotto in tutta la mia vita, con questo coefficiente di danno perlomeno, ho avuto qualche danno qua e là, però le cose funzionavano ancora il più delle volte, quindi questa è stata l'unica che ho disintegrato in tutta la mia vita. Raccontatemi qual è stata quella che avete disintegrato voi, ci vediamo nei commenti e io vi do appuntamento al prossimo video.